Questa sera abbiamo niente meno che l'onore di avere con noi qui a Superflash uno dei più grandi giornalisti che abbiamo in Italia, il direttore del giornale in persona. Abbiamo con noi Indro Montanelli. Eccolo qua, Indro Montanelli. Finalmente si avvera un mio desiderio, un mio sogno. Sono tanti anni che io ti volevo avere come ospite nella mia trasmissione, Indro. E anch'io volevo stare un po' con te a ricordare i vecchi tempi. I vecchi tempi che non erano tanto allegri. Pensate che stavo pensando proprio quest'oggi quando ci parlavamo per telefono esattamente 40 anni fa. Sono tanti, eravamo bambini allora ancora. 40 anni fa, alla fine di giugno, beh, tu eri un pochettino più grandicello, comunque alla fine di giugno del 1944, pensate, eravamo tutti e due nel carcere di San Vittore a Milano. Precisa subito, non come ladri di biciclette o evasori fiscali. Insomma, eravamo coinvolti un po' con certe cose che accadevano allora, voi sapete, con la Resistenza. E in quel periodo, pensate, io portavo dei messaggi che mi dava Indro Montanelli ai suoi amici, ai suoi compagni, perché io ero già uscito dall'isolamento, facevo lo scopino, ricordi lo scopino? Sì, lo facevi molto bene. Ero molto bravo a vuotare gli urinali. Non solo, ma sei stato veramente un compagno di galera esemplare. Hai capito? Pensate. Però vedete com'è la vita. Attraverso gli anni ognuno di noi ha seguito strade diverse. Allora pensavamo di essere veramente finiti, non c'era più speranza, no? Tu eri condannato a morte, io non sapevo. Sì, tu mi dici, tu hai raccontato su Oggi, mi pare, che quando mi hai visto per la prima volta in questa cella dove eri isolatissimo, ma dove tu riuscivi a entrare, io ti dissi, l'hai fatto il testamento, perché di qui non esce vivo nessuno. Esatto, è proprio così. Ecco. Invece vedi, siamo vivi tutti e due. Siamo vivi tutti e due, abbiamo fatto un po' di carriera, vero? Direi, perché Indro Montanelli, figuratevi, oggi sappiamo chi è e soprattutto ha questo compito di dirigere uno dei più bei quotidiani che abbiamo in Italia, il giornale. Ecco, senti, si sono dette tante cose in questi ultimi tempi, so che tu le hai già smentite, ma adesso lo puoi dire proprio di persona. Chissà com'è andata in giro questa voce che tu dovevi lasciare il giornale. Ma perché? Ma non si capisce, sai, il nostro ambiente, tutti gli ambienti, ma il nostro ambiente è un ambiente di comari, è un ambiente di pettegolezzi, di chiacchiere, di cose, per cui ogni tanto vengono fuori queste storie qua. A me c'è solo una persona che mi può cacciare via dal mio giornale, è il Becchino. Quando viene il Becchino, vabbè, allora me ne andrò. Ma penso che ci vorrà molto tempo. Ormai abbiamo dimostrato di avere la pelle dura con quello che abbiamo passato. Senti Indro, ecco, io leggo sempre i tuoi articoli, vero? In linea di massima sono articoli dove fanno apparire le cose in un modo direi abbastanza allarmistico, ma poi alla fine tu dici che c'è sempre speranza e che c'è la possibilità di venirne fuori, perché tu dici le cose come veramente stanno. Ecco. Allora, in questo momento com'è la situazione nel nostro paese? Hai già preparato il pezzo che uscirà domani? Senti, ma domani non uscirà nessun pezzo mio. Voglio dirti soltanto questo. Io da 50 anni vado dicendo che c'è la speranza di venirne fuori. Sono 50 anni che lo dico. Questa speranza rimane sempre tale. C'è sempre la speranza che non si realizza. E quindi continuerò a dirlo per tutta la vita, perché la speranza non si può togliere ai lettori. Però insomma che ce ne sia molta, non direi. Io però direi che insomma ce la siamo cavati tutti molto bene in Italia, anche se ci sono delle situazioni che tu non condividi e che tu critichi giustamente. Però possiamo dire che gli italiani in fondo sono persone che si sanno tirare fuori dai guai. Ah sì, hanno bisogno dei guai per tirarsene fuori e lì sono molto bravi. Cioè, siamo molto bravi perché sono italiano anch'io, grazie a Dio. Senti, io volevo chiederti una cosa. Il giornale, come tutti voi sapete, fa parte in un certo qual modo, posso dirlo, no? Della grande famiglia anche di Canale 5, no? Perché sì, certo, Berlusconi è il nostro socio al buon 37%, non è mica poco. Ecco, quindi io penso che presto o tardi arriverà la possibilità di fare anche i telegiornali con le televisioni private. Ecco, noi avremo il piacere di avere le notizie preparate dal giornale? Ma penso di sì, ma è una battaglia che bisogna ancora vincere, anche quella c'è la speranza di vincerla un giorno, c'è la speranza, ma dovrebbe essere vinta, perché non si capisce il motivo di questo monopolio
della TV pubblica, ecco, per cui sul piano dell'informazione c'è una sola voce, cioè non c'è una sola voce, sono varie voci, perché i telegiornali, sia di Canale 1 che di Canale 2 che di Canale 3, sono lottizzati, come tu sai, cioè dire ogni partito ha il suo rappresentante lì dentro che dà delle notizie, l'interpretazione che fa più comoda a lui, ma non ce n'è uno solo che sia completamente libero dai partiti, e questa è, mentre una TV privata potrebbe esserlo, non dico che lo sarà, ma potrebbe esserlo, ha la possibilità di essere, credo che nel nostro caso lo sarebbe, perché noi, grazie a Dio, non dipendiamo dalle forze politiche e nemmeno dalle forze economiche, ahimè, perché questo ci obbliga a tirare la carretta senza avere dietro un padrone, ma neanche un padrino. Quindi noi non possiamo andare in passivo, dobbiamo far quadrare i nostri conti, il che è pesante. Però è di grande soddisfazione il fatto che non dobbiamo rendere conto a nessuno. Questo si sentirebbe anche da un telegiornale fatto da Canale 5 e anche da Italia 1, come se siete in buoni rapporti tra, certo, Canale 5 è la stessa e famiglia. No, beh, non si sa mai, a volte gruppo. Nella famiglia, sai, le famiglie... Ecco, non si sa mai. Ecco, comunque, naturalmente credo che voi al giornale avete già fatto delle prove, dei tentativi, però vi state preparando per l'eventualità di un telegiornale notiziario? Sì, a noi ci manca soltanto la possibilità di trasmettere via etere. Dico bene o dico una sciocchezza? Giusto, via etere, sì. Via. In diretta. Questo non ci viene concesso, per cui dobbiamo accontentarci di un piccolissimo telegiornale artigianale che facciamo solo per la Lombardia, perché non possiamo trasmetterlo via etere alle altre stazioni. E noi ci auguriamo che questo possa accadere presto. Per intanto il giornale cammina e va molto bene. Quante copie tirate al giorno adesso? La tiratura deve essere, perché non è che la seguo proprio, deve essere sulle 270-280. Ma tutti i giorni ti daranno reso conto. Tu sei contento? Sì, ma non è che li guardo ogni giorno, sai, perché poi variano. Per esempio adesso si va incontro all'estate e si tira molto di più. Perché si tira di più? Perché le famiglie si dividono, la moglie e i figli vanno al mare, il marito rimane in città, allora la famiglia che comprava una copia ne compra due, per noi è benefica questo fatto. Va molto bene. Ecco, quindi in estate andiamo oltre le 300.000 copie. Di cui questa però è la tiratura, non è la vendita, certo. La vendita poi devi detrarre le rese, certo. Per cui la vendita sarà 220-230. Ecco, presto ci sarà un aumento sui giornali, mi pare. Grazie a Dio, si arriva a 600 lire, il che però provocherà una contrazione di vendite. Ma perché? Non penso, perché? Ma sì, perché 500 lire vanno bene, ma 600 non vanno bene, perché uno deve tirar fuori le 500 più le 100, che è una cosa che rompe le scatole alla gente. E sì, poi non c'è molta moneta. Quindi facevano meglio, da 500 andare a 1000. 1000. Andare a 1000, ma andiamo a 1000 non ne parlavamo più. Come è in tutti i paesi europei, il giornale è almeno a 1000 lire. Mentre da noi deve essere, non si capisce perché il prezzo deve essere politico, cioè obbligato. Ma nonostante sono un liberista, questo, tu sai, quindi... Nonostante questo vediamo che il giornale va molto bene e Indro Montanelli è una delle persone a cui tutti voi che ci seguite da casa siete particolarmente affezionati, perché quante belle serate ci ha fatto passare quando faceva i suoi interventi, i suoi commenti politici, che adesso da un po' di tempo non vediamo, ma che speriamo presto tu faccia di nuovo, no? Certamente. Anche se sei molto impegnato. Sono piuttosto impegnato, sì, perché è un lavoro duro. Indro, senti, io devo proseguire con la trasmissione, ti ringrazio per essere io intervenuto. Io ringrazio te, quando speriamo ci di non ritrovarci in a galera. A San Vittore ci no, vedremo. No, a San Vittore no. Guarda che San Vittore è completamente cambiato. Lo so, bisognerà che l'andiamo a trovare. Tu non hai idea. Arrivederci, Indro, tante grazie. Grazie.